Oggi facciamo un video totalmente nuovo, tutto diverso dal solito, perché in realtà faremo una previsione, faremo un'analisi, ma non sui mercati, non sugli asset, bensì su quello che potrebbe essere l'atteggiamento della Banca Centrale Americana sul tasso di inflazione e sulle sue scelte di politica monetaria per tutto il prossimo anno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video super importante perché detterà le basi, le fondamenta di tutto quello che può succedere nel prossimo anno sui mercati finanziari, perché non è un video di analisi tecnica e grafica, ma è bensì un video di analisi macroeconomica e quindi analisi fondamentale nell'ambito della politica monetaria, quella che influenza in maniera consistente, importante, rilevante tutti gli equilibri sui mercati finanziari e quindi in sostanza un po' la benzina dei mercati finanziari, quello che abbiamo visto anche negli ultimi anni. Senza le politiche monetarie, senza la Fed che accetta un rialzo dei mercati finanziari in maniera consistente, non si va da nessuna parte. Va bene ragazzi, allora facciamo questo video che mi è venuto in mente questa mattina, ve lo dico molto chiaramente perché siamo nel pieno del weekend di Jackson Hole, dove la Fed andrà ad analizzare quelli che sono i dati, andrà a pubblicare quelli che sono i dati più importanti di questo mese, cioè il PIL degli Stati Uniti e le richieste dei sussidi di disoccupazione, che vedremo proprio nel video di oggi, ragazzi, assumere da adesso in poi una rilevanza fondamentale. E poi domani c'è il discorso di Powell che detterà in pratica le linee guida di quelle che saranno i rialzi dei tassi. La domanda in sostanza è questa: la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse, continuerà con le sue politica monetaria restrittiva anche il prossimo anno, per tutto il 2022, ma anche per il 2023? Perché la verità, ragazzi, è che se le politiche restrittive della Federal Reserve dovessero continuare ancora per il 2023, è molto improbabile, difficilissimo, oserei dire quasi impossibile, assistere ad una bull run dei mercati finanziari, sia cripto sia old economy, senza insomma che la Fed partecipi. Una cosa è non rialzare i tassi, una cosa è abbassarli, che ovviamente significa immettere liquidità nel mercato, quindi far partire a razzo bull run e mercati finanziari. Una cosa invece è togliere, proprio drenare la liquidità, ragazzi. Se la liquidità viene drenata, difficile che i mercati da soli nell'anno di drenaggio della liquidità riescano a partire con una bull run. Quindi capite bene che il senso di questa cosa e di questo video è molto importante, perché detta un po' le leggi, no? Di tutto quello che ci dovremmo aspettare per anche il 2023, perché se la Fed continuerà la sua politica di taglio ai tassi, alla politica di espansione monetaria, quindi riduzione della emissione di moneta, allora ragazzi è difficile che ci sarà una bull run. Cambiano anche gli atteggiamenti che dovremmo avere nel 2023 da investitori, passati per esempio da quello che è l'investitore classico cassettista, che in pratica non servirà a niente se la Fed continua ad alzare i tassi nel 2023, a quello che invece deve essere un investitore intelligente vero, cioè ragionare su trend più piccoli, quelli di un mese, due mesi, che potrebbero essere invece ghiotti proprio in questa fase, perché sono i famosi pump and dump di rimbalzo e correzione. Va bene, allora ho preso spunto per questo video dal report pubblicato da Pantera Capital, perché l'ho trovato veramente entusiasmante, oserei dire, ragazzi. Però come sempre vi chiedo, prima di andare avanti ad analizzare tutti questi grafici, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciandomi anche i pollicioni, perché mi date una mano con l'algoritmo YouTube in questo Crypto Winter, perché ne abbiamo necessità, ragazzi. Quindi su con le mani, su quei pollici, e soprattutto fatemi sapere anche cosa ne pensate di queste analisi, perché ovviamente siamo in un territorio inesplorato e ovviamente anche i vostri commenti, le vostre idee, soprattutto di quelli che sono skillati in politica monetaria, sono molto utili per tutta la community. Purtroppo ci stanno gli scammer nei commenti, quindi cerchiamo di cancellarli e di tenerci solo quelli
validi. Allora, iniziamo dal primo grafico, che è quello fondamentale. In questo report, in sostanza, la Pantera Capital indica che la Federal Reserve non smetterà di, diciamo, stringere i rubinetti, di chiudere i rubinetti in maniera veloce. Alcuni si aspettano che verso fine anno del 2022 la Fed fermerà il rialzo dei tassi. In questo report loro analizzano dei dati, li mettono a confronto con i dati storici e dicono che questa cosa non avverrà. Quindi, secondo loro, i tassi della Fed continueranno a salire fino a un determinato target, perché è stato anche identificato un target utilizzando quella che sono dei, diciamo, un modello che si chiama Taylor Rule. Allora, ragazzi, intanto si parte dalla i tassi reali della Federal Reserve. Che cosa sono i tassi reali di interesse? I tassi reali sono dati dal tasso di interesse reale, quindi in questo caso il 2, il 3% del tasso di sconto che viene annunciato, meno l'inflazione, ragazzi, meno l'inflazione. Quindi, se voi andate a togliere l'inflazione dei tassi reali, noi andiamo ad avere dei tassi reali negativi. Quindi significa che i tassi reali della Federal Reserve, in questo caso, peggio ancora quelli della BCE, giusto per capirci, ragazzi, dovessimo andare ad applicare queste regole e questi grafici e queste analisi anche alla BCE e ai tassi reali di sconto dell'Europa, saranno mille volte peggio, perché non è neanche iniziata la politica dell'exit strategy dalla quantitative easing e dai tassi, diciamo, favorevoli in Europa. Allora, qui vediamo in maniera molto netta e anche estremamente pericolosa come i tassi reali nell'ultimo anno del 2021 sono negativi, quindi i tassi reali di sconto della Federal Reserve sono negativi, ragazzi, e addirittura più bassi dei minimi degli anni 70. Questo significa che ancora ad oggi, secondo questo grafico, i mercati finanziari, gli asset, sono iperdrogati da presenza di moneta sul mercato, che ha portato un tasso di interesse sul costo del denaro negativo. Ciò significa, ragazzi, che il denaro non ha un prezzo, ha diciamo un prezzo negativo. Questa cosa ovviamente non può funzionare per tanto tempo, solitamente poi ci sono delle reazioni. Quindi la Fed cosa sta facendo, ragazzi? Dovrà alzare, almeno da questo report esce fuori che dovrà alzare i tassi di interesse per riportarli in una zona accettabile. Se andate a guardare, diciamo, da questa zona in poi, i tassi di interesse reali, cioè dal 2000, dopo la crisi dei Lehman Brothers e i subprime, l'ultimo decennio è stato giocato a tassi reali negativi, praticamente, ragazzi, perché la Fed ha accettato tassi reali negativi, un po' per la questione debito, adesso ne andremo a parlare, un po' anche per il fatto che ha iperdrogato il mercato. Quindi quello che ci siamo detti da sempre, cioè tutto quello che avete visto nei mercati hold, su azioni, ETF e tutto il resto negli ultimi 10-15 anni, è una situazione straordinaria del mondo. Solitamente non è così. Questo era un po' quello che, insomma, tantissimi, anche lo stesso Ray Dalio, ha mille volte indicato. Quindi da questo grafico si evince che in sostanza il tasso di reale, insomma, e i tassi di interesse della Fed sono di gran lunga lontani dal fermarsi, quindi dovranno rialzarsi per portare quantomeno questo livello dei tassi reali intorno alla zona dello zero. Quindi immaginiamoci che magari non sarà una superiore magari allo zero, perché magari non vorranno esagerare, però sicuramente vicino allo zero. Attenzione che i tassi reali dipendono da due fattori, non solo i tassi di interesse ma anche l'inflazione, quindi qualora anche l'inflazione dovesse estremamente rallentare, questa cosa cambierà, ragazzi, quindi ne parliamo comunque alla fine del video, perché vi do le mie personali conclusioni. Poi qui abbiamo invece una tabella fantastica che indica quello che è il rapporto fra l'attuale situazione relativa ai tassi di inflazione, alla disoccupazione degli Stati Uniti, ai rendimenti dei titoli di Stato degli Stati Uniti, ai rendimenti reali dei titoli di Stato
degli Stati Uniti rispetto alla media degli ultimi 50 anni, pre-quantitative easing, pre-immissione appunto di liquidità senza limiti da parte della Fed. E risulta abbastanza evidente, ragazzi, che il tasso di inflazione è salito rispetto alla sua media di 4 punti percentuali, almeno quello attuale, quello di quest'anno, il 2022, bisognerà vedere appunto se riescono a controllarlo nella fine dell'anno 2022 e poi in tutto il 2023. E poi un'altra cosa, ragazzi, il tasso di disoccupazione è inferiore alla sua media di 2.23. Questo è il dato di iperoccupazione. In pratica gli Stati Uniti, ragazzi, con questo quantitative easing hanno creato una iperoccupazione rispetto alla media degli ultimi 50 anni ed è ovviamente il risultato di politiche monetarie estremamente espansive. La Fed probabilmente, o anche le politiche in generale, proprio quelle appunto di natura fiscale, magari potrebbero anche decidere nei prossimi anni di riequilibrare questo livello, quindi accettare un tasso di disoccupazione vicino al 4-5% come da media storica. Solitamente il tasso di disoccupazione è ritenuto naturale, quindi normale nel mercato, vicino al 4%. Per quanto riguarda invece i titoli di Stato, è qui amarissima la questione, i titoli di Stato, ragazzi, hanno un rendimento negativo addirittura, perché i titoli di Stato americani, se sono aggiustati all'inflazione, non hanno un rendimento, sono negativi, ragazzi. Questo significa che prestare denaro allo Stato americano vuol dire perdere soldi in termini reali per il 5,85% quest'anno, e con una differenza abnorme, perché solitamente negli ultimi 50 anni il tasso di interesse era positivo, anche se non tantissimo. Comunque il tasso di interesse dovrebbe essere quello reale positivo, e qui siamo invece a un meno 8, quindi qui siamo, ragazzi, praticamente fuori ogni controllo. Stessa identica cosa, i tassi reali della Federal Reserve sono sempre stati, in media, scusate, negli ultimi 50 anni sono stati intorno al 2%, in questo caso abbiamo un meno 6 di tasso reale, quindi vedete quanto ancora i tassi di interesse in base all'inflazione sono lontani dall'essere adeguati all'attuale sistema di inflazione. Quindi o scende l'inflazione, ragazzi, o i tassi continueranno a salire fino a quando questo livello non si andrà a livellare, e qui abbiamo il differenziale. Allora, tutta questa questione qui è riportata alla grande, insomma, in questo report, ragazzi, dopodiché vi fa vedere anche i tassi di interesse. Quindi fa un focus sui tassi di interesse reali dei titoli di Stato americani, indicando che praticamente questa è la zona quantitative easing, ragazzi, quindi quella zona qui è praticamente Fed Money Printing Era, la chiamano così, cioè la famosa fase post subprime e Lehman Brothers, dove la Fed ha iniziato a stampare come se non ci fosse un domani, drogando tutti i mercati finanziari, creando una iperbolla nei mercati classici, con quello che abbiamo, insomma, visto, ragazzi, in questi ultimi anni. Allora, questa zona qui indica che i tassi di interesse reali dei titoli di Stato sono praticamente sempre negativi e sono a un minimo inferiore a quello che fu negli anni 70, quindi parliamo di 50 anni, sotto il minimo degli ultimi 50 anni. Questa cosa poi viene riportata come una follia, perché dice solo la Fed, e quindi in pratica le banche centrali comprano i titoli di Stato e il debito pubblico, perché un debito pubblico che è negativo non lo comprerebbe nessun investitore razionale, anche se sappiamo che in realtà i cinesi hanno molto debito pubblico americano, però dice non lo comprerebbe nessun investitore razionale un debito pubblico a tasso di interesse negativo. Questa cosa significa che siamo in un'anomalia totale, praticamente siamo con un debito pubblico controllato e acquistato dalla banca centrale, che insomma si assume, diciamo, il rischio di perdere denaro in maniera reale. Dopodiché fanno la stima, ragazzi, che poi è quello che ci interessa. Dopo andiamo alle conclusioni di questo video, vi dico quello che penso, ho preparato anche una sola, con tutti i punti da andare a considerare per prendere le nostre poi decisioni da investitori intelligenti. La payroll rule, che viene utilizzata in pratica per stabilire il target di quanto deve salire il tasso di interesse, quindi avere un'idea fin dove la Fed si potrà spingere con i tassi di interesse.
E questa, diciamo, la struttura quindi analizza sia il tasso di inflazione corrente sia il tasso target di inflazione, il gap che c'è fra i due tassi, insomma, di inflazione, poi il GDP che sarebbe il PIL e poi l'interesse reale, la differenza che c'è, ed esce fuori il target. Ovviamente, ragazzi, questi sono dei sistemini che basta che cambi uno di questi dati, quindi il PIL, il target dell'inflazione, l'inflazione attuale, perché l'inflazione attuale è vista ancora al 9, mentre sappiamo già che è scesa all'8,5 per esempio. Quindi questo sarebbe il tasso di interesse target che la Fed dovrebbe raggiungere per riportare man mano il tasso di inflazione al 2%, che è il target standard delle banche centrali. Questo significa che attualmente siamo al 2,25-2,50. Dobbiamo salire di altri 4 punti percentuali almeno secondo il modello previsionale della regola di Taylor, e questo significa, ragazzi, probabilmente rialzi di 0,75 basis point o un punto di basis point fino alla fine dell'anno, ma anche per probabilmente il primo quadrimestre del 2023. Ciò significa che se questa previsione è giusta ed è vera, quindi i tassi di interesse dovranno arrivare al 7%, una cosa sbalorditiva, praticamente anni 80, se questa cosa è vera, scordiamoci bull run fino al prossimo anno, luglio o che sia, ragazzi, perché poi dopo la fine del rialzo dei tassi ci sarà la fase di mantenimento e poi si vede, insomma, ok, ragazzi? Allora, questi sono i punti fondamentali che sono trattati in questo report. Poi ovviamente vi pubblico il link, così lo trovate, lo potete andare a leggere. Poi parlano anche della recessione che ormai è data per certa, visto che già ci sono stati i due PIL negativi, ma tra le altre cose avremo il PIL pubblicato fra 30 minuti da quando sto registrando, quindi quando voi vedrete questo video probabilmente già sarà già uscito e dovrebbe essere ulteriormente negativo. A questo punto, ragazzi, andiamo a chiudere. Poi qui c'è anche Larry Summers, che quello che dice che appunto i tassi non si fermeranno, che la Fed continuerà a salire i tassi e che la Fed in questo determinato momento è ancora accondiscendente nei confronti del mercato, quindi ancora espansiva nei confronti del mercato rispetto ai dati reali. Questa è la conclusione di questo report. Andiamo a tirare le somme, vi dico quello che penso io e quelli che sono i punti da andare a focalizzare, e su queste conclusioni poi andremo a ragionare anche sui i possibili approcci per la fine del 2022, ma anche il 2023 proprio nei mercati delle cripto. Eccole qui, ragazzi, le mie conclusioni sulla questione che abbiamo visto oggi. Allora, primo punto che esce fuori dall'analisi di questi dati, ragazzi, è improbabile che una bull run si verifichi se la Federal Reserve continua le politiche restrittive sulla moneta. Questa cosa ve l'ho accennata all'inizio. Allora, tutto è possibile. Assistere, per esempio, nel settore delle cripto a delle leggere bull run di singole criptovalute, altcoin in questioni, perché magari semplicemente hanno una struttura di marketing sottostante, innovano, fanno una politica di lancio di raccolta capitali. Allora, queste cose possono sempre avvenire sul singolo asset, ma non nel mercato complessivo, e quindi in questo caso top 10, top 20 del mercato cripto nell'insieme probabilmente assistere a bull run di Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e la Solana, varia, Cardano eccetera, è un po' difficile fin tanto che la politiche della Fed non saranno assestate, quindi fin tanto che la Fed continua questa sua politica restrittiva. Stesso identico argomento vale per i mercati classici, ragazzi, perché i mercati old probabilmente assistere a una bull run di Nasdaq 100, S&P 500 è difficile, molto improbabile. Assistere a una bull run di una singola azione, di una singola stock
Sì, ovviamente questo è diverso, però nell'investimento complessivo dei mercati complessivi probabilmente sarà una mina vagante la singola bull run, mentre invece i mercati nel complesso non avranno una bull run fino alla fine di queste politiche monetarie della Fed, che a questo punto sembrerebbero rimandate al primo trimestre del prossimo anno. Punto numero due, ragazzi, dato della disoccupazione diventa molto rilevante. Allora, io sto battendo il martello sul chiodo da un po' di tempo per iniziare a inculcarvi un po' qualche dato macro in più sulla questione legata al tasso di disoccupazione. La Fed non gli importa nulla della recessione, ragazzi, perché la Federal Reserve non ragiona sulla recessione, ma ragiona sul tasso di disoccupazione, che abbiamo visto essere molto, molto favorevole rispetto alla media degli ultimi 50 anni. Quindi, in questo caso, la Federal Reserve, ragazzi, lotterà contro l'inflazione, alzerà i tassi e farà politiche restrittive monetarie fin tanto che l'inflazione non sarà sotto controllo, a meno che la questione della disoccupazione americana non peggiori in maniera radicale. Andiamo a vedere, per esempio, quello che sono dei dati oggi, vabbè, vi devo ricondividere, ma comunque non serve, ragazzi. Oggi usciranno infatti i dati nuovi sulle richieste dei sussidi di disoccupazione. Più alti sono le richieste dei sussidi di disoccupazione, più metteranno un freno alla Federal Reserve. Quindi, più peggiora il mercato del lavoro americano, più la Fed inizierà a dover attutire la sua politica. Perciò, ragazzi, in sostanza, il punto numero due ci indica il dato più rilevante per i prossimi 6 mesi da guardare per comprendere quello che farà la Fed e quindi come si muoveranno i mercati a livello globale per i mesi successivi. Questo dato, ragazzi, lo guarderanno tutti gli investitori istituzionali, tutti quelli che fanno investimenti veri, quelli di altissimo livello, perciò saranno un po' loro poi a manovrare le sorti, a pilotare le sorti dei mercati. La Fed accetterà un tasso di inflazione sopra il target del 2% per ridurre il debito reale. Allora, qui c'è un discorso da fare. Questi sono gli ultimi due punti, ragazzi, sono invece un po' delle riflessioni, delle domande che vi faccio, un po' vi lancio il Bitcoin, dove sta il Bitcoin? Eccolo qua. Vi lancio il Bitcoin d'oro, ve lo lancio a voi perché c'è da riflettere su queste cose. Allora, è vero che la Fed vuole un tasso di inflazione al 2%, eccetera, però è possibile che possano accettare un tasso di inflazione sotto banco facendo finta di no, ma poi lo accettano. Abbiamo visto nelle politiche inflattive che ci sono state negli ultimi decenni, ragazzi, che la Fed ha accettato un tasso reale negativo di rendimento sui titoli di Stato americani. È possibile che continuerà questa cosa? È possibile che accetterà un tasso di inflazione sopra il 2%, magari sotto controllo, ma sopra il 2%, perché in questo modo il debito reale si andrà a ridurre ed è quello che vogliono gli stati, cioè uscire da questa super bolla del debito, super crisi del debito, andandolo magari a ridurre dopo 10 anni di inflazione reale al 6-7%, lo ridurranno del 60% in maniera reale, non nominale. Nominale sarà sempre lo stesso, ma realmente non varrà più niente rispetto a quello che valeva oggi. Allora, questa è la vera domanda. Penso che ce ne accorgeremo, ragazzi. Anche questo avrà un impatto sugli investimenti, perché se la Fed sulla carta dice che combatte l'inflazione, abbiamo visto i dati, ma quali sono dati con un'idea precisa, cioè la Fed che vuole un tasso di inflazione a 2 e che non vuole un tasso negativo sul debito. Se invece l'accettano sotto banco facendo finta di niente, allora a quel punto probabilmente il rialzo dei tassi della Fed sta per concludersi. Tra un po', magari verso gennaio-febbraio del 2023, finirà a quel punto, ragazzi, perché loro diranno: adesso c'è un po' la recessione, dovremmo combattere la recessione, e si tengono un tasso negativo sul debito per farlo svalutare man mano che passa il tempo. Questo è un possibile, assolutamente, che dovremmo valutarlo. Cosa succederà invece, ragazzi, quindi, se i rapporti con la Cina dovessero ulteriormente deteriorare per la questione Taiwan, deglobalizzazione? Usciamo dalla globalizzazione? Oppure, come sta facendo già Apple, si ci sposta su Vietnam e India?
per andare a cercare nuove zone di produzione a basso costo? Questa è la vera domanda, ragazzi. Se succede uno shock sui prezzi dovuti anche alla questione della Cina, l'inflazione sarà totalmente fuori controllo. A quel punto scordatevi di bull run per i prossimi 2-3 anni, perché la Fed dovrà agire in maniera molto più consistente. Quindi abbiamo dati sufficienti, ragazzi, per comprendere come comportarci nei prossimi mesi. E cioè, il dato da guardare per eccellenza, che è il dato della disoccupazione, che a questo punto diventa il più importante di tutti, è la questione macroeconomica con la Cina, che non deve assolutamente deteriorare. Se queste cose funzioneranno benino, da qui alla fine dell'anno, verso gennaio-febbraio, forse riusciremo a vedere la luce fuori dal tunnel e la politica monetaria restrittiva della Fed saranno sotto controllo, saranno in una fase calante, quindi gli operatori attendono questo. Occhi puntati su questi dati e soprattutto modificate i vostri investimenti, modificate le vostre la vostra operatività considerando questi dati qui, ragazzi, che sono i market movers, i veri market movers dell'intero mercato, e quindi sono irrilevantissimi anche per comprendere l'atteggiamento giusto da mettere sul mercato. In sostanza, dal mio punto di vista, trading ancora sarà fortemente operativo fino almeno al primo quadrimestre dell'anno 2023. Da lì in poi magari il cassettista potrebbe trovare spazio. Allora, sono dati, magari poi domani partono con il merch di Ethereum a bolla le cripto, ovviamente poi questa è analisi fondamentale, ragazzi. Seguire il trend invece su un'analisi tecnica dei grafici e analisi tecnica, quella è un'altra cosa, quindi io sono trend follower, li seguirei comunque, però con questo tipo di analisi fondamentale ovviamente magari un pochettino il dubbio mi viene sulla possibilità che il mercato possa continuare a salire o fare bull run, insomma, nei prossimi mesi. Quindi abbiamo fatto un primo video di analisi fondamentale vera sui mercati. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se vi è piaciuto, ovviamente così ne facciamo magari altri, oppure teniamo sotto controllo la questione anche alla fine dell'anno, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!